Allora, televisione di Baird meccanica. Io già mi sto preparando dei pezzettini perché sono arrivato alla fine, diciamo, della realizzazione del disco di Nipkow. Adesso è nero, adesso devo rifare giusto e finire i fori, ma questo è finito. Sto caricando nel frattempo il trapano proprio per rifinire i fori. Quindi mi devo già portare avanti con l'altro problema da risolvere. In realtà ce ne sono due di problemi da risolvere, non da poco conto. Uno è la lampadina, di cui ci sarà un video apposito. L'altro è la lampadina per il televisore ricevente. Poi per quello trasmittente, per quella che sarà la telecamera, anche se strutturalmente sono identici, ma per la telecamera invece dovremmo andare a cercare un fotosensore, che non potrà essere sicuramente una fotocellula classica, resistiva, ma dovremmo andare sicuramente su un fotodiodo, oppure, come abbiamo utilizzato da qualcuno, con un piccolo pannello solare, una cella fotovoltaica. Allora, adesso ci rivolgiamo un po' a fare così un'analisi di quello che ho a casa come motori. Allora, in origine nel motore di Baird veniva utilizzato, scusate, in origine quello che ha utilizzato Baird fondamentalmente, non lo so, ma tendenzialmente penso abbia utilizzato motori a corrente continua, anche perché all'epoca c'era una notevole confusione nelle erogazioni dell'energia. C'erano, diciamo, sistema a corrente alternata, quindi a 50 Hz, e c'era anche il sistema a corrente continua. Mio padre, che ha fatto un corso della scuola Radielettra negli anni 50, c'era praticamente in un libricino che parlava degli alimentatori, e c'era proprio specificatamente riportato di fare attenzione a che tipologia di alimentazione ci fosse nella casa. Perché per esempio negli anni 50 la corrente nelle case veniva distribuita da numerosi fornitori. In Italia c'erano tantissimi, per esempio a Roma c'era l'ACEA, nella provincia di Viterbo, dove mi trovo io, in una parte c'era la società Frigo, e ognuno, insomma, produceva la corrente e aveva la sua clientela, quindi c'era una notevole confusione. Anche se tendenzialmente andavano tutti a 50 Hz, però questi 50 Hz non erano specificatamente, cioè non era specificatamente richiesta una precisione assoluta, perché all'epoca non è che ci fossero tanti apparati elettronici. Certo, le radio avevano bisogno già di una corrente stabile, alternata, e infatti appunto nel corso scuola diretta ne parlavano. E di verificare che laddove c'era da installare una radio era necessario che ci fosse una erogazione di corrente, che all'epoca era 125 volts, comunque a 50 Hz. Il fatto di 50 Hz è notevolmente importante perché ci permette di avere il sincronismo. Oggi tutta l'Europa praticamente canta all'unisono, diciamo. I 50 Hz sono precisi ovunque perché c'è un'interoperabilità tra tutti i vari gestori di energia, appunto cosa che era impossibile, nemmeno lontanamente immaginabile negli anni, sul finire degli anni 20, quando è nata la televisione meccanica, ma anche per molto tempo, fino agli anni 50, anche 60, 70 addirittura. E quindi oggi abbiamo questa grande fortuna, quella di avere 50 Hz precisi ovunque. Quindi che motore potremmo utilizzare? Tra gli amatori che continuano a costruirsi da soli televisori col sistema Baird, diciamo su quello che si trova in giro e anche nei video che troverete linkati nella descrizione di questo mio video, vengono utilizzati generalmente i motorini a corrente continua disinstallati da registratori a cassette. Oggi, nel 2019,
Sicuramente qualche rottame di registrato da cassette lo possiamo anche trovare, ma è notevolmente difficile. Quindi noi ci dovremmo andare a rifugiare altrove. Abbiamo appunto tre tipologie, principali 3-4 tipologie di motori a cui possiamo far riferimento. I motori in corrente continua, che in questo tavolo al momento mancano, ma che è quello che ho già utilizzato nel prototipo di disco di Nipkow che giro intorno a casa, con cui già ho fatto qualche video. Lì c'è un motorino elettrico preso da una vecchissima calcolatrice. Abbiamo i motorini a corrente continua o alternata, come questo, che è quello di un frullatore. Questo può girare anche come quelli dei travani. Questi sono motori praticamente che possono girare sia a corrente alternata, come appunto funziona un frullatore, però essendo motori che hanno sia lo statore che il rotore avvolti e hanno le spazzole, scusate, ecco qua, e hanno le spazzole, questi possono lavorare indipendentemente sia in corrente continua che in corrente alternata. Questo lo scattiamo immediatamente perché non possiamo controllarne la velocità. Altra tipologia è quella di questo che è tirato via da un forno, da uno sfornatutto De'Longhi, è la ventola, che era un forno ventilato. Questo si tratta di un motore asincrono, generalmente quelli lì a sistema Ferraris, in piccolo come quello delle lavatrici, ha un sovravvolgimento perché gli altri vengono fatti da queste spire così. Questo però è un motore asincrono, non è detto, cioè è difficile controllarne la velocità. Questa cosa vale per questo è di un ventilatore, e ci fu un periodo in cui addirittura negli anni 30 degli appassionati che continuavano a replicare la televisione meccanica utilizzarono per costruirla proprio i ventilatori, cioè anche il basamento del ventilatore. E qui possiamo vederne, metto un'immagine di questi ordigni, diciamo. Questo potrebbe anche essere interessante, è interessante molto perché mi interessa soprattutto la calettatura dell'asse, che mi renderebbe la vita molto molto semplice. È un motore grosso, facilmente installabile, però non ne conosco il numero di giri, lo ignoro. E rimaniamo sempre sul discorso che questo è un motore asincrono, non è un motore sincrono, è un motore a gabbia di scoiattolo anche questo. Oh, e qui andiamo sempre su, questo è ricavato da una stufa, è un motore che sembra un motore asincrono, in realtà questo è un motore sincrono. Perché? Perché nel rotore ha un magnete, quindi lui girerà rispettando l'inversione della corrente alternata. Abbiamo due poli, quindi se non adesso se i calcoli non li faccio un po' così a mente, diciamo che con due poli dovrebbe girare a circa 3000 giri con 50 Hz. Non va bene per noi perché a noi ci serve da 750. Altra tipologia che potrebbe, per carità, questo per esempio andrebbe benissimo se mettiamo una puleggia, un sistema di trasmissione a cinghia che ci demoltiplica. Però prima di fare la demoltiplica dobbiamo sapere con precisione a quanto gira. Altra cosa che mi è venuta in mente è l'utilizzo delle ventole. Anche in questo caso siamo di fronte a motori sincroni all'interno, perché questi qui praticamente hanno lo statore fisso con numerosi poli peraltro, e poi un magnete che gira, e sul magnete che gira c'è calettata la ventola. Questo potrebbe essere interessante, ed è questo probabilmente quello che andrò per primo a vedere, perché poi di ventole di questo tipo insomma se ne trovano tante, considerando che dopo una volta che è partito il motore, il disco prende via, il disco fa anche al tempo stesso da volano, quindi dopo un po' c'è una sorta di autostabilizzazione. Ultima cosa di questa piccola disamina sul motore è questo
questo fogliettino di carta, questo disco, che andrà montato. Se andate a vedere un po' di video sulla televisione Inipcop, scusate, prendo questo disco di Inipcop che è un po' più piccolino. Questo rimane sempre sul discorso della. Questo è praticamente quello che il template che si scarica direttamente dall'NBTD. Ecco, si mette qui in mezzo c'è l'asse, e con l'illuminazione a 50 Hz, quando gira, se sta a 750 giri al minuto, questa immagine risulta ferma. È uno stroboscopio praticamente. E con questo proveremo a fare praticamente, ne dovrò stampare altri, questo me lo tengo conservato per metterlo lì su quel disco, non voglio rovinarlo, ne stamperò altri con cui proverò le velocità di queste ventole. Peraltro io una di queste ventole già ce l'ho direttamente montata con da qualche parte in questo caos. Ce l'ho già montata con tanto di filo elettrico che potrà dire.